allora torniamo sui mercati in modo più operativo e torniamo al tema della settimana sulle fonti TV che è la Trading Week. Saluto i miei primi due ospiti che dovrebbero essere già collegati, Franco Meglioli e Carlo Vallotto. Buongiorno. Buongiorno Manuela. Buongiorno, allora Franco Buongiorno a Meglioli. te Manuela, buongiorno Franco. Ottimo, allora Ciao. Franco Meglioli l'ho sentito bello vispo e tra poco parto da lui per una prima analisi dei mercati, ma anche Carlo Vallotto credo che sia assolutamente sul pezzo, nonostante tutte le diatribe sul petrolio, Carlo, che sarà il protagonista, uno dei protagonisti di questo blocco di diretta. Dico bene? Dici molto bene, assolutamente sì, le diatribe che ci sono all'interno dell'OPEC e un po' ovunque all'interno del cartello, vedremo tra breve quali sono le motivazioni per cui potrebbe salire oppure scendere le quote di produzione. Gli argomenti sono molti. Sì, faremo una sorta di breve storia, perché poi le motivazioni sono tante, non c'è al di là, insomma, della non decisione dell'OPEC di queste ore. Allora, Franco Meglioli si sta sistemando con la sua telecamera che crolla, ma insomma, adesso Rolla, rolla. lo vedremo. Allora, vi chiedo prima, perché poi andiamo appunto a fare una panoramica sui mercati. Franco, parto da te, visto che siamo all'interno della Trading Week, quali sono le regole d'oro, tre regole d'oro per chi vuole fare trading? Cosa bisogna mettere, voglio dire, cosa bisogna far scattare nella mente quando si prova, insomma, a cimentarsi con il trading? Ah, io credo, penso che tutti concordino sul fatto che le perdite siano il problema più grosso per chi ovviamente fa trading. Ora, è un problema di tutti, mio soprattutto. Io penso che il trading sia un'attività, sia un business come qualsiasi altra attività, come chi vende frutta, come anche, per esempio, non so, chi costruisce automobili. Ci sono dei ricavi e ci sono dei costi. Nel trading i costi sono le perdite, quindi le perdite sono una cosa assolutamente fisiologica, anche se è veramente molto difficile poterle, quando devi schiacciare il tasto per chiudere l'operazione in rosso, è assolutamente molto, molto, diciamo, scomodo a livello psicologico, però è una cosa che bisogna assolutamente fare. E un'altra cosa che secondo me è molto importante questa, che generalmente quando si chiude un'operazione in perdita si pensa di essere stati, diciamo così, un po' di aver sbagliato, di aver commesso un errore, di aver sbagliato a livello personale, ma non è così, perché chi segue un determinato metodo ha fatto un'operazione corretta. Poi, ovviamente, se il mercato in quel momento è andato contro, bisogna soltanto farsene, diciamo così, rendersene conto e chiudere l'operazione Certo. in perda. Diciamo così, a livello teorico è una cosa molto facile, semplicissima. A livello pratico è un po' diverso. Io Eh beh, certo. penso Sì, che, così, penso che sia sì, così per tanti, per tutti. sì. Certo. Allora, tu da quanto fai trading, Franco? Facciamo 30 ormai. Insomma, quindi possiamo fidarci della tua regola d'oro. Carlo, chiedo la stessa cosa anche a te. Cosa aggiungeresti piuttosto che diresti di più rispetto a quello che ha detto Franco? Le regole d'oro per il trading. Sostanzialmente le regole d'oro per il trading è naturalmente, chiaramente, specializzarsi soprattutto su un mercato ed aver ben presenti quali sono i livelli dal punto di vista tecnico di un mercato, o di qualche mercato, non essere tuttologi. Quindi ecco, io nella mia specie, nella fattispecie appunto, mi sono specializzato nel settore dei metalli preziosi e delle commodity, e quindi questo non pregiudica altri mercati, però chiaramente ecco, specializzarsi. La cosa più importante per coloro che si sono avvicinati al trading, naturalmente la cosa più che ci spinge e che spinge insomma un po' i neofiti ad andare avanti sono
i guadagni, quindi è vero, effettivamente ci sono dei guadagni, però la cosa più importante, la regola d'oro nel trading, è avere una metodologia, quindi non reagire soltanto in base a qualche soffiata, qualche notizia o qualche magari informazione ricevuta che per qualche motivo magari ha permesso di ottenere un guadagno nel mercato. Però se si vuole fare questa attività anche come seconda attività nel lungo periodo, naturalmente bisogna avere una sistematicità come un po' in tutte le attività naturalmente, certo. Però soprattutto nel trading non diciamo essere sprovveduti ed entrare così per qualche motivo, avere una strategia, conoscere i mercati e naturalmente anche dal punto di vista fondamentale conoscere le motivazioni per cui un eventuale salito o discesa ci possa essere, insomma. Certo, insomma, diciamo che una delle parole sicuramente chiave è stabilità, no? Fare un piano, pianificare e poi cercare di mantenere più possibile come dire il piano che si è messo a punto. Naturalmente poi insomma il mercato ci insegna che ci sono tante variabili che bisogna però essere pronti, no? a tamponare qualora diano soprattutto effetti negativi, certo. Perché poi insomma se gli effetti sono positivi meglio ancora, no? Però anche lì però bisogna stare attenti, perché immagino che poi ci si possa far prendere la mano, no? Quindi quando magari ci sono dei rialzi significativi e quindi di conseguenza dei guadagni significativi, non bisogna pensare che il trend continui così a prescindere, quindi bisogna sempre mantenere la calma. Va bene, guardate, ormai sono più esperta di voi in fatto di trading, a furia di parlarne. Quasi quasi, è vero. Quasi quasi, vediamo se posso inventare un'altra professione. Scherzo naturalmente, nel senso che ci siete già voi che ci date le indicazioni ogni giorno. Allora, partiamo con una panoramica dei mercati. Franco, riparto da te. A che punto sono arrivati i mercati? Che cosa ci stanno dicendo? Non è che sia cambiato molto dall'ultima volta, però c'è una cosa interessante secondo me sul nostro indice, che si sta avvicinando pericolosamente a quota 25.000. Sì. Secondo me è una linea di supporto veramente molto importante, perché dovesse cedere credo che potrebbe essere un segnale negativo più forte del previsto. Mi spiego, non credo che nel breve periodo possano esserci dei peggioramenti eclatanti, però la rottura, la formazione di un falso breakout quando il nostro indice ha sfiorato i 26.000 punti e poi il successivo ritorno sotto 25.000 potrebbe creare le condizioni per un movimento negativo di medio periodo, e lo terrei veramente in forte considerazione, perché potrebbe essere per chi ha le azioni in portafoglio una bella rottura di scatola. Sì, quello sicuramente, anzi per chi volesse scriverci naturalmente anche segnalando dei titoli che ha in portafoglio c'è il nostro numero di WhatsApp. Allora Carlo, stessa cosa chiedo a te, una panoramica prima dei mercati in generale, poi naturalmente ti chiedo che cosa sta accadendo in generale sempre al mondo delle materie prime. I mercati in questo momento sono un po' sotto pressione, insomma, diciamo che ciò che ha sconvolto insomma un po' tutti i mercati è stata la decisione della Federal Reserve, la banca centrale più potente al mondo, naturalmente appartenente all'economia, alla principale economia mondiale, gli Stati Uniti. La scorsa settimana, o meglio due settimane fa, ha dato delle indicazioni abbastanza da falco per quanto riguarda i prossimi movimenti, eventuali movimenti. Tutto sta proprio, la chiave di lettura sta proprio nella parola eventuali, ovvero ha indicato che potrebbero esserci dei rialzi se ci fossero una continuazione dell'ampliamento del ciclo economico e soprattutto se dovessero alcuni indicatori economici dovessero insomma ripartire, come l'inflazione e quant'altro. Però ecco, i mercati si sono in qualche modo aggrappati a questa dizione della Fed, della Federal Reserve, e abbiamo visto proprio i metalli preziosi insomma scendere molto. Dall'altra parte mercati come un po' più a rischio, come il petrolio, il rame e altri,
diciamo che hanno dei comportamenti misti. Una panoramica a parte invece va fatta per gli agricoli, che seguono molto di più quelle che sono le situazioni meteo e altre situazioni. I mercati in questo momento stanno aspettando sostanzialmente, i mercati diciamo dei metalli in generale e soprattutto dei metalli preziosi, stanno cercando di avere delle indicazioni più precise per quello che saranno appunto i possibili eventuali scenari futuri. Quindi oggi ci saranno i verbali della Federal Reserve come di consueto, quindi questo potrebbe impattare. Certamente, ecco, un petrolio che ha corso tanto e continua insomma a rimanere in zona dei sopra i 70 dollari, 70 dollari per quanto riguarda il WTA, questo potrebbe impattare sullo sviluppo dell'inflazione. Sappiamo che gli energetici spesso insomma sono anticipatori e anzi portatori di inflazione, quindi questo proprio potrebbe inserirsi in un contesto molto più ampio di quella che sono le decisioni all'interno dell'OPEC sulla probabile o possibile ulteriore proroga dei tagli alla produzione. Certo, allora comparti, Franco, ritorno da te, così poi dopo con Carlo veramente entriamo nel discorso del petrolio, insomma, che è l'osservato speciale. Intanto oggi staccheranno i dividendi, era la Doria Edilizia Acrobatica come titoli. Vedo che Fuzzi MIB intanto è il rialzo dello 0,76, rialzi maggiori si vedono su Buzzi Unicem che è il rialzo del 3,75%, CNH Industrial oltre l'1%, Poste Italiane oltre l'1%, Exor che guadagna l'1,38%. I maggiori ribassi invece in questo momento si notano su Telecom Italia che lascia sul parterre lo 0,42%, Diasorin meno 0,37%, Finecobank meno 0,1%. Detto questo, Franco, appunto ieri c'è stata particolare sofferenza sul settore bancario in generale, con gli elementi insomma che abbiamo già messo sul tavolo andiamo a vedere quali sono i comparti interessanti. Mi ricordo che tu settimana scorsa mi hai detto in realtà che in questo momento tu sei un po' diffidente verso in generale il mercato, no? E quindi non riesci a ricavare un comparto che ti interessa particolarmente, ma sentiamo se la tua view è cambiata. No, direi di no, perché anche il comparto bancario, per esempio, ieri ha dato dei segnali abbastanza negativi. Per esempio, non peggio del sito, ieri ho messo il grafico di Mediobanca, le cui quotazioni sono andate a sbattere contro la resistenza di 10 euro, poi si è formata anche una candela a forma di embuti molto percentualmente rilevante, e quindi credo che per esempio questo titolo sia destinato a prendere una nuova rincorsa prima di tentare un'ulteriore a fondo verso l'alto. Quindi sì, in questo momento sinceramente grandi occasioni di acquisto, a parte training in breve periodo di qualche giorno, non ne vedo proprio, anzi il contrario. Ma quindi se tu dovessi segnalare qualche spunto operativo, cosa segnaleresti ai nostri telespettatori? Ma il spunto operativo potrebbe essere sui titoli che si possono vendere allo scoperto, ci possono essere delle opportunità sicuramente interessanti. Io mi sono segnato per esempio alcuni titoli come possono essere Prismian, sì, che ultimamente ha rotto i massimi storici, però non è riuscita a inoltrarsi ancora in territorio inesplorato. Se dovesse scendere sotto 29 euro, credo che si formerà anche qui quel famoso falso breakout che potrebbe creare le condizioni per una discesa percentualmente rilevante. Ok, Prismian lo stiamo vedendo, appunto adesso è a 30,68, quindi dovrebbe scendere sotto i 30, hai detto, no? 29, scusami, assolutamente, sotto i 29. Poi, sì, visto che hai il grafico davanti, ne hai parlato anche recentemente, anche con Enrico ieri, col discorso di Eni, per esempio. Sì. Eni che è intrappolato in questo trading range tra 10 e 10,70,
se dovesse, diciamo così, rompere sotto i 10 euro, potrebbe, anche lei potrebbe, diciamo così, finire la fase di rimbalzo che è partita attorno a 6, e a quel punto credo che si ricreeranno le condizioni per una decisa discesa. Come giustamente sottolineo, come diceva anche Enrico, che effettivamente mentre il petrolio è salito tantissimo, i nostri petroliferi, ma anche quelli, diciamo così, quelli più importanti, anche gli americani, non hanno fatto altrettanto. Quindi se l'oro nero dovesse svoltare un po', è probabile che queste azioni del settore possano, diciamo così, svoltare verso su. No, è vero. Ieri a questo punto rimando la sollecitazione a Carlo, così poi dopo andiamo a parlare un po' del petrolio, come abbiamo anticipato. È stato, lo ha evidenziato ancora adesso Franco Meglioli, anche ieri durante le nostre dirette è emersa questa cosa. Quando io ho chiesto, insomma, cosa si pensava del comparto petrolifero, la risposta è stata: beh, ma dipende, cioè i titoli, non tutti i titoli che magari sono considerati, erano considerati petroliferi, possono essere considerati anche oggi, proprio perché l'andamento è differente rispetto appunto all'andamento del petrolio, no? Ci sono dei titoli che performano meno bene rispetto ad altri, indipendentemente dalla performance poi appunto del petrolio stesso. Cosa rispondi su questo, Carlo? E poi naturalmente entriamo proprio più nel tecnico sul petrolio, raccontando un po' la storia a partire dalla riunione dell'OPEC, che è stata, insomma, un po' fallimentare. I titoli non sempre seguono, i titoli azionari non sempre seguono i sottostanti, proprio perché sono, diciamo, ci sono delle altre ci sono delle altre dinamiche che impattano nel prezzo, quindi ad esempio formazioni di merger acquisition, oppure assemblee statutarie, o cambi di gestione, o magari altri fattori, i dividendi, insomma, diciamo, ci sono, oppure la conclusione di contratti di forniture. Quindi diciamo che la formazione del prezzo azionario di un'azione che ha come sottostante, tra virgolette, una materia prima, è molto diverso, ha delle caratteristiche molto diverse rispetto all'andamento della materia prima stessa. C'è una correlazione chiaramente positiva, quindi l'andamento della materia prima ha un impatto, direi, prevalente, però non tutte le azioni, o meglio ancora, diciamo che naturalmente le azioni hanno un andamento singolare, nel senso che ognuna ha un percorso singolo rispetto alla materia prima. Quindi magari ugualmente, se nel caso specifico il petrolio oppure l'oro possono avere una direzionalità, non è detto che le stesse azioni che hanno come sottostante questa materia prima naturalmente hanno la stessa direzionalità. Si guardi ad esempio l'indice inglese, che ha come sottostante, capitalizzazione maggiore le società minerarie, soprattutto dedicate, con un'attività dedicata all'oro, abbia avuto un percorso diverso rispetto a quello che ha a loro. Quindi ecco, materia prima e azioni sono due settori differenti, soprattutto, certo, perché le azioni hanno delle, diciamo così, delle caratteristiche notevolmente diverse rispetto a quelle, i driver fondamentali sono molto diversi rispetto a quelle che guidano le materie prime. Assolutamente. Allora, Carlo, sto ancora da te, perché parliamo appunto di petrolio, cerchiamo di capire, insomma, intanto poi cercheremo di capire dove potrebbe arrivare, eccetera, però prima raccontiamo un po' la storia di quello che sta succedendo. Intanto l'organizzazione dei paesi produttori, insomma, non è riuscita a trovare un accordo, questo lo sappiamo, è storia nota, ma soprattutto naturalmente sì, in discussione c'è la riduzione della produzione, e non solo non è stato trovato un accordo, ma non si era riaggiornata, nel senso che non sappiamo ancora quando in effetti si riuniranno per arrivare a un punto fermo. Allora, raccontiamo cos'è successo, e poi però, insomma, mi pare di capire che dietro ci sia ben altro, al di là dell'impossibilità attuale di arrivare a una soluzione condivisa.
Diciamo che la situazione è abbastanza complicata nel petrolio proprio perché non, diciamo che non ci sono soltanto, non c'è soltanto una situazione di forniture, di accordi naturalmente. Gli accordi, o meglio ancora i disaccordi che ci sono in seno all'OPEC in questo momento sono tra l'Arabia e gli Emirati Arabi Uniti. Diciamo che c'è un attrito diplomatico, insomma, un po', se vogliamo così dire, per cercare di spiegare in maniera migliore, sono i due paesi in cui si sta svolgendo la famosa guerra fredda che negli anni Ottanta ci ha accompagnato, insomma, per chi ha qualche primavera, sulle spalle. Quindi, da questo punto di vista, l'Arabia Saudita vorrebbe, essendo filo americana, naturalmente vorrebbe mantenere lo status quo della produzione in modo da aumentare il valore del prezzo del petrolio. Questo per far sì, per favorire appunto lo shale oil, la ripresa della produttività dello shale oil americano, che in questo momento è ancora assopita dalla pandemia. Dall'altra parte abbiamo gli Emirati Arabi Uniti, filo russi. La Russia vorrebbe invece aumentare la produzione naturalmente proprio per calmierare i prezzi e quindi diminuire il prezzo. Questo cosa significa? Che la Russia vuole immettere petrolio nel mercato proprio per far sì che il prezzo non aumenti e far sì che i nemici americani non riprendano la produzione. Quindi vorrebbe avere, insomma, prendere un po' in mano la situazione. Ecco perché c'è questa, diciamo, Sì. forte, forte scontro appunto all'interno dell'OPEC, che comunque gli Emirati Arabi hanno chiaramente indicato come non siano contrari, insomma, a mantenere lo status quo. Attualmente non è successo, diciamo tecnicamente non è successo nulla, nel senso che non ci sono stati né avanzamenti né arretramenti per quanto riguarda la produzione. Ciò che potrebbe succedere è che ognuno fa di testa sua e non succede e nessuno potrebbe mettere bocca su quello che vorrebbero fare gli stati. Quindi diciamo che sono un po' al momento sembrerebbero un po' dei cani sciolti, insomma, ecco questa la Sì. situazione. E naturalmente questo va ad impattare ancora di più su quella che è l'incertezza. Tutto questo, il contorno di tutto questo naturalmente c'è la domanda in tendenziale ripresa, un deficit al momento di produzione, tendenziale ripresa, bisognerà appunto vedere la pandemia quanto impatterà nuovamente, eccetera, eccetera, tutti i discorsi, insomma, che ormai sentiamo ogni giorno. Però ecco, questo si traduce appunto nel settore petrolifero, soprattutto, e concludo, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo, che è uno dei principali, o meglio ancora, è il principale driver, diciamo, per quanto riguarda Certo. la domanda di petrolio. Ecco perché appunto dicevo, bisogna conoscere molto bene i mercati per cercare di comprendere quelle che sono le dinamiche future, le ipotesi. Assolutamente. Insomma, l'espressione cani sciolti la dice bene, insomma, la dice lunga, quindi insomma, detto proprio terra terra, ciascuno guarda i Esattamente. propri interessi personali, insomma, è la stessa, è un sinonimo, insomma, dell'espressione. Ti chiedo un'ultima cosa, poi vado da Franco, sento anche lui cosa ne pensa. Bisogna ricordare che come previsto dall'OPEC stessa, nel suo ultimo rapporto, appunto nella seconda metà del 2021 di quest'anno, la domanda mondiale di petrolio è destinata ad aumentare di 5 milioni di barili, questo lo hai detto anche tu, rispetto alla prima metà dell'anno, naturalmente, quindi ci sarà più domanda. Visto che è questo il punto poi importante, Carlo, però ribadiamolo, data la forte crescita della domanda prevista, insomma, se l'organizzazione non arriva a un accordo in tempi brevi, ed è per questo che prima ho sottolineato il fatto che non si sa quando si riaggiornerà fondamentalmente l'OPEC, i prezzi continueranno a salire, è corretto? È per questo che bisogna arrivare al più presto a un accordo. Sì, diciamo che la tendenza al momento, la tendenza è ancora rialzista, quindi Sì. bisogna sicuramente arrivare ad un accordo proprio perché materialmente bisogna irrorare il mercato, utilizziamo questo termine di petrolio, insomma di energia, c'è fame di energia, quindi
Il tutto adesso sarebbe un po' difficile perché poi si giustificherebbero molti aumenti ingiustificati per quanto riguarda le bollette in Italia, però in molti paesi d'Europa naturalmente c'è questa mancanza o timore di mancanza effettiva. Abbiamo visto il natural gas, ad esempio, salire moltissimo nelle ultime settimane, proprio perché c'è questo la riapertura, diciamo, delle economie a fame proprio di energia, e questo, insomma, bisognerà in qualche modo materialmente apportare del petrolio. Una cosa interessantissima invece per chi segue da vicino questo settore, attenzione, perché dobbiamo segnalare che lo spread tra il Brent e il crude oil invece, che normalmente è stato negli ultimi mesi intorno ai 2-3 dollari, adesso praticamente è quasi a zero. Quindi grande attenzione anche dal punto di vista diciamo di curiosità, questo fattore qui, che non è una curiosità, ha tutta una Certo. spiegazione naturalmente molto, molto di grande impatto. Ok, grazie Carlo per per aver ripercorso un po' i punti salienti della vicenda. Franco, a livello più operativo, la tua view sul petrolio e dove così pensiamo, cominciamo a capire anche dove potrebbe arrivare, che poi è una cosa che chiederò anche a Carlo. Cosa ci dici tu? Ah, dal punto di vista tecnico, ieri è stata una seduta veramente millimetrica perché è andato a toccare 76,98 se non sbaglio, esattamente per 8 centesimi il massimo che aveva toccato a ottobre del 2018 e poi si sono riaperti i binetti delle vendite. Io credo che a questi, cioè io personalmente a questi livelli non comprerò mai e sto cercando un punto per entrare al ribasso. Per adesso sono ancora molto lontano da questa eventuale entrata perché me la sono segnata intorno a 68 dollari, quindi sono lontanissimo. Credo che bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. Nei Sì. prossimi giorni credo che si delineerà una situazione sicuramente migliore. E probabilmente questo livello di entrata, che è appunto segnalato come 68, probabilmente si alzerà e si potrà eventualmente entrare nelle condizioni migliori. Ok, Carlo, cosa dici? Dove potrebbe arrivare il prezzo del petrolio? Allora, guarda, il prezzo del petrolio naturalmente è ancora in una tendenza di medio-lungo periodo al rialzo. Le proiezioni delle principali banche d'affari sono ancora rialziste, Goldman Sachs e altri, insomma, proiettano il Brent verso gli 80 dollari. Per quanto riguarda proprio l'operatività stretta, invece, abbiamo visto la candela di ieri, proprio la giornata di ieri, molto negativa, quindi al di sotto del minimo di ieri, che era intorno ai 73 dollari per barile. Potrebbe la rottura di questo livello di supporto, il livello minimo della giornata di ieri, potrebbe spingere il prezzo al ribasso, prima 70 dollari, poi 68 dollari. Questi sono i due livelli chiave, diciamo, per quanto riguarda il ribasso. Ulteriori proiezioni di lungo periodo naturalmente vedrebbero un ritorno in area dei 60 dollari, però questo naturalmente lo seguiremo nelle prossime dirette, diciamo, per quanto Certo. riguarda l'eventuale appunto fase ribassista, che sarebbe determinata come dicevamo prima, da un ritorno del petrolio, di forti quantità di petrolio appunto nel mercato. Ecco, diamo anche una notizia più che si traduce in praticità per le nostre tasche, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, comunque proprio relativamente a quanto sta accadendo sul petrolio, secondo i dati settimanali del Ministero dello Sviluppo Economico, i prezzi dei carburanti, parliamo ahimè della benzina che continua a salire, insomma i prezzi della benzina sono in modalità self-service, 1,634 euro al litro per la benzina e 1,495 euro per il gasolio. Si tratta, questo è quanto ha spiegato l'Unione Consumatori, di un record dal novembre 2018 e quindi non solo salgono, ma insomma arriviamo anche a record. In un anno invece per il Codacons, un'altra associazione dei consumatori, i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%. E quindi tutti questi prezzi che sono comunicati evidenziano i rincari e invece rimane sostanzialmente invariato il prezzo della benzina self-service. Insomma, dobbiamo farcela da soli la benzina, fondamentalmente, se vogliamo
risparmiare. Ti interrompo, o meglio, non voglio interromperti. Ecco, i prezzi della benzina e i prezzi dei carburanti sono uguali o molto simili a quando il petrolio nel 2008 era intorno ai 140 dollari. Quindi questo la dice, insomma, ognuno può trarre le conclusioni da sé. Scusami dell'interruzione. No, hai fatto benissimo. Questo perché, insomma, poi dimostriamo sempre, ma insomma, voi lo sapete, ma lo sanno anche i nostri telespettatori, come tutti i ragionamenti che facciamo non rimangono astratti, cioè il petrolio, poi dopo ci sono sempre, no, dei risvolti in quella che è l'economia reale, figuriamoci quando parliamo di, appunto, petrolio e benzina. Poi adesso, insomma, siamo tutti in movimento, comunque molti cominciano a spostarsi anche per le vacanze, figuriamoci se questo poi non va a incidere, no, su quello che è il nostro portafoglio. Allora Franco, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa ancora su questo, io ti chiederei, così poi andiamo anche da Carlo, insomma, facciamo la spola, l'oro, altro indicatore, cioè bene rifugio per eccellenza, in questo momento che cosa ti aspetti dal gold, Franco? Io nel medio e lungo periodo sono sempre ribassista, e quindi se ci saranno dei rimbalzi come quello che è stato la volta nei giorni scorsi, quando è andato a 1900, sui rimbalzi sarei sempre venditore, fino a prova contraria. Ok, quindi ribassista, sempre venditore. Tu Carlo invece sul gold come ti posizioni? Diciamo che al momento naturalmente il trend una volta che siamo rimasti sotto al livello chiave dei 1900 dollari comunque è ancora all'interno di un percorso ribassista. Altro discorso invece di lungo periodo. Altro discorso invece nel più breve periodo, ovvero queste 5-6 giornate sedute che ci sono state appunto nel breve, dove c'è stato questo rimbalzo sul livello di supporto a 1760 dollari per oncia, adesso abbiamo attaccato i 1800 dollari, quindi grande traguardo per quanto riguarda il prezzo dell'oro. Al momento il target di breve dovrebbe essere intorno ai 1830 dollari per oncia, dove transita la media mobile 200 periodi. Media mobile 200 periodi estremamente importante, quindi un po' lo spartiacque tra una salita e discesa, quindi attenzione, naturalmente questi sono movimenti di rimbalzo nel breve periodo, nel giro di qualche settimana. Bisognerà vedere, appunto, ritorniamo al discorso fatto un po' più in generale all'inizio, quello che ci diranno e se ci diranno qualcosa in più i verbali della Federal Reserve e soprattutto appunto quello che sviscereranno, insomma, i verbali della Fed. Sì, guarda, è arrivata peraltro una domanda che un nostro amico che ci segue è arrivata sul numero di WhatsApp, vuole rivolgere a entrambi, che riguarda proprio le banche centrali. Appunto, oggi sono attesi i verbali della Fed, i mercati che naturalmente sono lì, gli investitori ad attendere sempre, no, la presa di posizione delle banche centrali. Un amico scrive proprio senza mezzi termini: fino a quando secondo voi le banche centrali salveranno i mercati? Questa è una parola effettivamente importante, forte, no? Però insomma sappiamo che poi di fatto è così, infatti c'è il timore che poi nel momento in cui le banche centrali cominceranno a allentare la presa davvero si potranno vedere dei movimenti dei mercati al ribasso dopo i record comunque che sono stati portati a segno quest'anno nonostante la pandemia. Allora Carlo Meglioli, tu cosa rispondi a questa domanda del nostro amico? Carlo, io scusa Franco, meglio ho fatto un mix del nome e cognome, Franco, va bene, allora, meglio scusate. Allora, guarda, secondo me non lo sanno neanche loro, secondo me anche loro sono veramente terrorizzati, perché quando saranno costrette a fare questa operazione, perché se l'inflazione dovesse veramente salire, i tassi devono aumentare per forza, quindi aumenteranno i tassi. Per gli stati dovranno pagare più interesse, quindi il deficit pubblico aumenterà. Sarà una situazione veramente pericolosa. Quindi credo che faranno di tutto per posticiparla nel tempo. E quando, ripeto, secondo me non lo sanno veramente neanche loro. Probabilmente sono veramente terrorizzati anche loro. Sì, diciamo che questo è un ottimo spunto, sanno che tutto dipende da loro e che qualsiasi piccola decisione, perché poi insomma anche solo all'annuncio della,
del rialzo dei tassi del 2022 aveva scatenato un po' di panico, nonostante si parlasse del 2022, anche se poi vabbè, sappiamo che il mercato sconta in anticipo tutte le decisioni, naturalmente, però era un po' prematuro, no? Il panico che abbiamo visto, poi è stato ridimensionato naturalmente dall'ennesima rassicurazione delle banche centrali. Appunto, Carlo, cosa risponde a questo amico? Quando smetteranno di salvare i mercati? O meglio, fino a quando li salveranno, fino a quando sarà necessario, ovvero adesso permettetemi questa frase, insomma, questa battuta, fanno ciò che vogliono, insomma, fanno ciò che vogliono, nel senso, diciamo, quello che ritengono necessario. Quindi, indipendentemente da ciò che è il mercato, ormai abbiamo visto sia la BCE sia la Federal Reserve, che sono le due principali banche mondiali, naturalmente. Oltre che la Banca d'Inghilterra, la Bank of Japan, fanno, diciamo, ecco, usiamo questo termine abbastanza semplice, fanno ciò che vogliono, nel senso che quello che ritengono opportuno di fare lo fanno. Abbiamo visto ancora quando c'è stata la presidenza di Trump, come Trump fosse in forte disaccordo con Jerome Powell, e nonostante tutto, insomma, l'indipendenza della Federal Reserve è stata ampiamente dimostrata. Noi, per quello che ci è dato a sapere, naturalmente, noi siamo l'ultima ruota del carro, naturalmente, l'economia reale a sapere ciò che decidono nelle stanze del potere. Quindi, ecco, se ci sarà necessità di continuare questa fase di acquisti, di aiuto del mercato e di stampe di denaro e di quantitative easing, naturalmente lo faranno in maniera indefinita. Quindi, ormai sono parecchi anni, insomma, che continuano ad esserci questi programmi, di aiuto all'economia, insomma, di quantitative easing. Ormai è una vita che ne sentiamo parlare, quindi non credo che nel brevissimo ci sarà una chiusura dei rubinetti, Sì. e penso che fin tanto che, appunto, sarà necessario, lo faranno in maniera indefinita. Chiaramente, nel momento in cui si vedranno un'eventuale inflazione strutturale, allora a quel punto chiaramente sarà raggiunto l'obiettivo. Però, fin tanto che l'inflazione rimane comunque, abbiamo visto anche la Federal Reserve come ha cambiato i parametri sulla misurazione dell'inflazione, non più al 2% annuo, ma nel 2% in un arco di tempo determinato, la dice lunga. Quindi, ecco, io credo che le banche centrali smetteranno o continueranno in maniera indefinita, insomma, indeterminata. Ecco, beh sì, non è proprio l'ideale, insomma, diciamo così, no? Perché ovviamente poi Certo bisognerà, che no. esatto, bisognerà sorreggersi un po' da soli. Allora, ci sono due domande, una per Franco e una per Carlo, così poi arriviamo a conclusione di intervento. Franco, a te chiedono, c'è cioè un amico, Alberto, eccolo qui, ti chiede qual è l'atteggiamento giusto, visto che siamo peraltro nella settimana del trading, da mantenere a livello di operatività in estate, quindi luglio, agosto, insomma, prima di riprendere la stagione, prima evidentemente anche di capire poi quali saranno le mosse più istituzionali. Che fare durante il periodo estivo? Cioè, un buon trader cosa fa? Non vedo grosse differenze rispetto agli altri periodi. Effettivamente c'è una diminuzione chiaramente dei volumi e bisogna tenerne conto, soprattutto se si opera su titoli, su small cap, su titolini. Però non vedo alcuna differenza rispetto, a parte il caldo, non vedo differenze rispetto agli altri periodi, insomma. Esatto. A parte il caldo e i prezzi della benzina che ci fanno venire ancora più caldo, però Ma noi insomma. andiamo in bicicletta e la freghiamo. Beh, sì, no, allora, la bicicletta fa benissimo e io voto assolutamente per la bicicletta, però insomma il caldo si sente in bicicletta, a meno che non ci si doti di aria Tu vai in un condizionata. parco e risolvi il problema. Insomma, dipende dalle giornate, ma guarda che io sono per l'attività sportiva anche all'aria aperta, quindi ci mancherebbe, però il caldo c'è. Ma detto questo, poi almeno ci fa bene e non spendiamo i soldi in benzina. Quello può essere un ottimo consiglio. Allora, invece, Carlo, mi chiedono una tua view sull'argento e sul rame. Facciamoli entrambi, partiamo se vuoi dall'argento. Sì, dunque, beh, per quanto riguarda l'argento, molto interessante dal punto di vista tecnico, perché entrambi, diciamo, c'è questa separazione, proprio chiaramente determinata dall'andamento. Abbiamo visto come l'argento sia rimasto più in una fase di trading range nel lungo periodo,
24 dollari è la chiave, un po' la linea mediana per quanto riguarda il prezzo mediano. Sopra il prezzo dell'argento, la differenza consiste proprio perché l'argento rimane, a differenza dell'oro, sopra la media mobile 200 periodi, quindi sembrerebbe proprio che la stessa media funga da supporto. Al momento, nel più breve periodo, difficile come price action perché lo vediamo proprio come l'argento. Torniamo appunto al discorso iniziale dopo la dichiarazione della Federal Reserve di metà giugno, sia sceso molto, però non abbia avuto questa ripresa come l'altro comparto dei metalli preziosi, il fratello, l'oro giallo. Sì. L'argento rimane comunque più in forza perché avendo diciamo una tendenza diciamo, sottostante. 50% bene rifugio e 50% bene industriale, utilizzo industriale, naturalmente ne risente molto, quindi l'utilizzo proprio nel settore dell'ecologia potrebbe dell'economia della green economy lo potrebbe spingere ancora di più. Le tendenze per quanto riguarda i consumi sono al rialzo, quindi rimane ancora valido quello che abbiamo detto all'inizio dell'anno, quando abbiamo fatto lo special sull'argento, che l'argento rimane ancora un metallo in forte crescita. Dall'altra parte, sempre parlando di green economy, non possiamo appunto che andare a rispondere all'altra parte della domanda, ovvero al rame, che anch'esso, diciamo, anche se in maniera differente, con delle dinamiche differenti, nelle quali facciamo rientrare la domanda cinese e tutto ciò che riguarda insomma alle richieste della Cina, il rame comunque se, diciamo che anche se nel breve abbiamo visto questa discesa dei 480 dollari per libra raggiungere circa l'area dei 410 dollari per libra, diciamo, la tendenza del rame sarebbe quella di una continua crescita al momento. Chiaramente attenzione perché il livello dei 400 dollari è un livello chiave molto 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 importante, però nel lungo periodo sia per quanto riguarda Sì. appunto la green economy sia per quanto riguarda l'elettrificazione del parco veicoli, naturalmente da questo punto di vista la domanda sarà molto molto intensa. Ottimo, allora direi che abbiamo detto molte cose in apertura di questa giornata sulle fonti TV e per la nostra Trading Week. Grazie quindi a Franco Meglioli e a Carlo Vallotto, che naturalmente ritroviamo spesso Grazie a voi. sulle fonti TV. Grazie soprattutto per aver aggiunto dei particolari proprio in virtù di questa nostra settimana monotematica. E a presto, grazie, buona giornata. Ciao a tutti. Grazie a voi, un Ciao. saluto, buon trading a tutti. Grazie, buon trading a tutti.